È primavera, il cielo carico di pioggia. Nonostante sia il 21 aprile, primo giorno di primavera, il tempo sa ancora di autunno. Il sole si alterna alle nuvole, ora bianche, ora nere. Dopo aver percorso la strada che mi ha portato dalla Spezia alla Val di Vara, mi sono inerpicato fin sotto il grumo di case di Suvero. Sulla destra via Petragliaga, che sale rapida al paese. A sinistra una strada sterrata, alberata, in discesa. La percorro fino in fondo e in breve mi porto in località La Debbia, dove trovo l'omonimo agriturismo. Il cielo plumbeo è carico di pioggia e spira un vento freddo. Scendo dall'auto e scodinzolante mi viene incontro un bel cagnone dal pelo lungo color fulvo. Lì vicino vedo un recinto dove si aggirano bei galli neri, una delle passioni di recupero di specie di Alessandro Ferrante, che mi viene incontro per accompagnarmi all'interno dell'agriturismo, dove incontro la sorella Daniela, sempre sorridente e dinamica, impegnata tra la cucina e la sala da pranzo, dove seduti ai tavoli ci sono alcuni clienti di mezza età che si godono la tranquillità e la buona cucina a chilometro zero. I due fratelli, divorati dalla passione per questi luoghi, che li ha visti i bambini, sono voluti tornare per impegnarsi nella rivalutazione del territorio, prendendo in affitto La Debbia per 20 anni. Ambedue i fratelli sono impegnatissimi. Alessandro si dedica all'allevamento delle bufale e dei maiali. Tira il collo ai galletti e li prepara per lei, che si dedica alla cucina e all'agriturismo. Inoltre presiede il consorzio Valle del Biologico, che, partito nel 1997, oggi conta un centinaio di soci riconvertiti sui 120 totali. Daniela, quando non è impegnata a rivalutare antiche ricette locali, svolge mille iniziative di promozione dei prodotti e della cucina tipici della Val di Vara. Immersa nella verde alta Val di Vara, l'azienda La Debbia si estende per 40 ettari, immersa in morbidi pascoli e splendidi boschi di castagne e lecci secolari. All'interno dell'azienda è possibile incontrare tantissimi animali, sia selvatici come mufloni, daini, cinghiali, sia allevati, quali cavalli, asini, bovini, suini e bufale. Sono proprio le bufale la caratteristica peculiare in questa azienda zootecnica, unica in Liguria ad allevare questa specie così affascinante e intelligente di bovide. I bufali apprezzano molto l'ampiezza dei pascoli e la frescura delle sorgenti naturali presenti alla Debbia e crescono liberi e sereni, curiosissimi nei confronti dei visitatori e molto affettuosi con il proprio padrone. L'azienda ha mantenuto negli anni la caratteristica conformazione dell'antico podere, con il nucleo abitativo circondato da campi coltivati e da boschi. Si passeggia lungo le strade lastricate che portano in boschi di castagni e lecci secolari, meta di cercatori di funghi e di altri frutti selvatici. L'azienda è punto di partenza per rilassanti passeggiate nei boschi e vicini monti, a cavallo, a piedi o in bicicletta. E lungo un percorso storico-naturalistico che si snoda all'interno del bosco, articolandosi in punti di sosta nei quali alcune bacheche esplicano l'importanza della vegetazione mediterranea presente e la peculiarità dei ritrovamenti archeologici avvenuti in quella sede e risalenti al 3500 a.C. Nell'intima sala da pranzo, dove trovano posto tavolini e tavolate scaldate d'estate dalla cordialità e d'inverno da una bella stufa d'altri tempi, si gusta il cibo genuino e ben curato. Ricette sempre nuove, all'insegna delle produzioni caratteristiche incentrate sugli allevamenti di bovini e bufalini e animali da cortile e coltivazioni ortive. L'ospite, nella calma e nella pace di una vita lenta e meditativa, riscopre gli antichi sapori e profumi della cultura contadina, buona cucina genuina e casalinga preparata con
con carne e verdure di produzione propria a chilometro zero. Le specialità sono tagliolini di castagne, prodotti caseari di bufala e carne di bufalo, un'alimentazione biologica e dietetica dagli antipasti con torte rustiche di verdure ed erbe selvatiche, focaccine di vari gusti, pagnottine profumate al miele, insaccati di puro suino cresciuto nei pascoli della Debbia, ai primi con pasta fatta in casa con le farine più svariate, in forma di tortelli di ortica o tagliolini con crema di fiori di zucca al profumo di zafferano, o ancora i simpatici crocchetti, in dialetto genovese corsetti, che si pronuncia cursetti, pasta tipica della cucina ligure, un tipo di pasta tagliata a dischetti e timbrata con uno stampino, conditi con il mitico pesto, o in alternativa con salsa di noci, ai secondi di carne di bufalo, vitello o suino, fino ai numerosi profumatissimi dolci. Tutto viene rigorosamente e amorevolmente preparato in casa dalle preziose mani di Daniela, aiutata di quando in quando dalla sua mamma.